Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono Mari e oggi con il naso che mi prude continuiamo la seconda parte del video spesa che ho fatto l'altra volta. Oggi parliamo di colazione. Voi non sapete, ma io guardate, vi faccio vedere un attimo, sono strapiena di cose della colazione. Adesso ve le faccio vedere tutte. Allora, continuo ad essere sempre reginetta per un giorno. Oggi camminerò tutto il giorno con questa cosa. Mio marito mi sfotterà dalla mattina alla sera, però me lo merito. Allora, iniziamo. È arrivato il caldo finalmente, quindi ho voluto prendere questo succo d'arancia, che sicuramente non ha nulla di arancia, però la mattina con questo caldo è bello fare colazione bevendo qualcosa di fresco, e quindi ho preso del succo d'arancia, che succo d'arancia proprio non è, ma vabbè, al gusto di arancia, e tè al limone. Bello, la mattina, belli freschi, ci rinfreschiamo. A proposito, ragazzi, ho assaggiato il sorbetto al caffè. È una cosa fantastica, vi consiglio di provarlo. L'ho trovata al banco frigo, vicino agli yogurt, insomma, per intenderci. Poi latte alle mandorle, questo non manca mai. Ho provato, ragazzi, quello là da Ice l'altro giorno, che è produzione catanese, ma c'era talmente tanto zucchero che vi giuro, mi sembrava di bere un confetto alla mandorla. Invece questo qua ha pochi zuccheri, è sempre zuccherato. Se volete un latte di mandorla senza zucchero, andate nei bio e lo troverete. Poi, tè alla pesca, lì ci ha voluto prendere due bottigliette così, per portarsele a scuola. Scuola che finalmente sta finendo, così non ci svegliamo prestissimo ogni mattina, è un'ansia, ragazzi, da morire. Poi, latte vaccino per tutto il resto della famigliuola. E poi, che cosa vi faccio vedere adesso? Adesso devo pescare, devo pescare. Allora, questi qua sono i cereali preferiti dei miei bambini e sono veramente molto buoni. Mais ripieni di crema al cacao e nocciola, veramente buonissimi. Poi i panini al latte non mancano mai, sono buonissimi, sia questi che quelli di Lidl. Ma non ho preso una cosa, c'era in offerta, adesso ve la prendo più avanti. Allora, questi qua sono buonissimi, non so se li avete mai provati. Sono i croissant alla crema pasticcera, ma questa crema ha un sapore, ragazzi, incredibile. Se non l'avete provato, provatelo perché vi troverete veramente bene. Scusatemi il rumore, ASMR, però ci sono le buste, quindi bisogna sentire anche il rumore. Plum cake alle gocce di cioccolato, a loro piacciono tantissimo, si riportano sempre a scuola. Poi io sto pescando, c'ho un tavolo pieno. Pan brioche, pan dolce per la colazione da mangiare anche da solo, ma io questa volta ho voluto prendere una delle marmellate mie preferite, quella alla fragola, buonissima. Però, per non farmi mancare niente, ho detto prendiamo anche queste qua piccoline perché mi sono trovata benissimo. L'altra volta ne avevo prese due confezioni, una all'albicocca e una alla ciliegia, mi sono trovata veramente benissimo perché mi capita molte volte di non usare tutta questa marmellata e di trovarci poi la muffetta. Invece ho detto adesso prendo le monoporzioni così sono sicura che quelle che apro le consumo. E infatti è stato così. Poi, proprio questo che cosa ci fa qua? Vabbè, comunque ormai ve l'ho fatto vedere, il pane alle segale che da me non manca mai perché a me piace tantissimo imbottirlo con il salmone, la rucola e il limone spremuto, è buonissimo. Poi, questi biscotti piacciono tantissimo ad Adriano, se ne mette la mattina, ma un sacco, ragazzi. Adriano non mangia tantissimo, ma quello. Terminiamo quindi con queste qui e i wafer alla nocciola che sono buonissimi, ragazzi. Sembra che c'è la Nutella dentro. Queste sono pure salate, ma erano le sfoglie che ho assaggiato con il gorgonzola. Ok, ragazzi, è terminata la mia colazione. Mi raccomando, seguitemi sempre. Il prossimo video parlerà della spesa più generica. Ciao!